Scatteranno il 1 gennaio 2019 gli aumenti dei pedaggi su A24 e A25. Mancano infatti 4 giorni alla fine dell'anno e se il governo non interverrà in tempo si andrà a pagare intorno al 18% in più rispetto allo scorso anno, dovuto ad un 12,48% sospeso lo scorso ottobre, al quale si sommerà il nuovo aumento che dovrebbe ammontare intorno al 5,59%. L'unico modo per evitare il rincaro sarebbe l'approvazione del nuovo piano economico-finanziario, che consentirebbe aumenti contenuti ma anche certezze sia sul piano dell'adeguamento sismico sia su quello degli investimenti e che conseguentemente renderebbe il tratto autostradale ancora più sicuro. Il governo è ancora in tempo per poter intervenire, ma deve farlo in fretta, così come la regione dovrebbe far sentire ancora più forte la propria voce per trovare una soluzione che non colpisca ulteriormente le tasche degli abruzzesi. Per tenere alto il livello di attenzione intanto, il 31 dicembre in prossimità del casello autostradale L'Aquila Ovest è previsto un nuovo sit-in di protesta. Nel frattempo, dal Ministero dei Trasporti, il ministro Toninelli in una nota sottolinea come mentre si sta lavorando per sterilizzare gli aumenti dei pedaggi autostradali di inizio anno, si assiste alle proteste dei sindaci di quei partiti che negli anni passati, mentre guidavano l'esecutivo, hanno consentito che i concessionari mettessero le mani nelle tasche degli italiani e hanno blindato quei contratti regalo in favore dei prenditori di Stato. Nella nota il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti continua chiedendo agli stessi sindaci di dimettersi. Se la prendano con loro, tuona Toninelli, ora è facile e da sindaci fare la parte dei difensori dei cittadini. Ma dov'erano, in quale piazza, sotto quale ministero, quando i loro leader legavano le mani allo Stato e lasciavano gli utenti delle autostrade in balia dei gestori? Il governo del cambiamento, conclude Toninelli, sta invertendo i rapporti di forza. Lo Stato torna a fare lo Stato.